Sabato 13 settembre 2014 fa il suo debutto nei nostri incontri con l'arte il giovane artista Simone Cioni, che esordisce con una mostra importante in una città importante quale è Lucca. Soprattutto in questi giorni è in corso il settembre lucchese, quindi una manifestazione che ha portato, lo vedete anche dalle immagini che vi propone in questo momento la nostra regia, a Lucca tantissime persone, tantissimi turisti e visitatori. Simone Cioni si presenta ai nostri telespettatori con una mostra dal titolo Racconti onirici. Vedendo le immagini dei quadri che la regia vi sta proponendo, vi accorgerete quanto ci sia d'onirico nei suoi quadri, un mondo fantastico che può riallacciarsi al realismo fantastico toscano, che ha proprio qui a Lucca il suo caposcuola, il maestro Antonio Possenti, e dopo di lui altri grandi maestri come Alinari, come Ghelli, come Nesi, come Maranghi, come Talani hanno seguito le orme del maestro lucchese in questa che Tommaso Paloscia ha definito un filone importante dell'arte contemporanea toscana dal dopoguerra a oggi. Simone è di Ponzacco, è nato nel 1968 e è stato curato in questa mostra da Filippo Lotti, che fra qualche minuto raggiungerà la nostra postazione per fare il suo intervento critico, intervento che è riportato nella brochure che accompagna la mostra, ma Filippo ha scritto anche un testo importante pubblicato nel numero di settembre del mensile La Toscana, in distribuzione proprio in questi giorni. La mostra è ospitata all'interno della saletta comunale Corte dell'Angelo, che si trova nella centralissima via Roma, quindi a due passi dal Duomo, a due passi da Fillungo, che è l'arteria, il cuore principale, il cuore pulsante di Lucca. Benvenuto nella nostra trasmissione. Come sei arrivato a questo tipo di pittura onirica? Sono arrivato osservando delle persone, delle cose, anche ascoltando i racconti delle persone che ho conosciuto in questa città, anche grazie della musica classica in cui ascolto, che dà una potenza creativa a me, e tutto un insieme di cose che dal racconto delle persone più la musica mi hanno favorito a fare questo. Hai costruito un altro mondo, un tuo mondo è fatto di cose fantastiche, soprattutto ci sono tante farfalle, tanti uccelli che volano, personaggi che hanno sempre dei copricapo che sembrano quelli di un prestigiatore, che sembrano, dai quali sembra poter uscire qualsiasi cosa come per magia. E poi ci sono le nuvole, il cielo, gli aquiloni, e ci sono tanti cassetti dai quali sbucano dei tubetti di vernice pronti per essere usati da un pittore, cioè da te. Sì, sono nate dal racconto delle persone che ho conosciuto, ripeto, che sono storie realmente accadute, e da lì ho dipinto in modo onirico che diano anche... Dove vorresti che questi viaggi portassero lo spettatore? Dove lo vorresti guidare? In quali universi, dove non ci sarà, penso, in mondi dove non ci sia più la violenza, la cattiveria, il lato negativo della nostra vita quotidiana. Sì, anche sia un mondo pieno di serenità e pace, che sia tutto lontano da quello che... dai mali quotidiani, che sono infiniti. Tu conosci l'arte dei tuoi colleghi del toscani, della pittura fantastica, da Possenti a Alinari a Ghelli? Ma ho sentito dire, sì, quindi però... È casuale il tuo ingresso in questo filone di artisti che si rifanno proprio alla realtà vista in maniera fantastica, come del resto fai tu? Sì, non è che... Proprio non è che ho seguito è istintiva questa moderna, perché è tutto dovuto di un ascolto di me stesso, sì, immaginando. Ecco, ma tu quando dipingi questi quadri vuoi lanciare un messaggio, ti viene oppure viene spontanea questa forma di espressione artistica? Forse, e poi... Sì, a volte ci sono dei dipinti onirici, immaginari, legati alla realtà, fatti dalle persone che ho conosciuto in questa città. Simone, della città di Lucca ti hanno intrigato le atmosfere, ma anche i personaggi. Tu hai dedicato alcuni quadri proprio a dei personaggi lucchesi.
Sì, sono storie raccontate da questi personaggi. Dalla realtà le ho trasformate un po' meglio onirici, però sono storie realmente accadute, come per esempio il viaggio di giornalista, di un giovane giornalista che vuole informare in modo imparziale, che viaggia in un mare di menzogne, una disinformazione dove c'è. E lui cerca di andare controcorrente. Sì. Infatti ho dipinto in modo circolare, semicircolare, perché cercano di abbattere la sua barca dell'informazione e porta la verità che è racchiusa nella sua valigetta. Sì. Ecco, e questo mi ha dato l'impressione, questo giovane giornalista che vuole arrivare fino in fondo, ecco, la sua risolutezza lucchese che vuole compiere la sua missione della buona informazione. Concludiamo il servizio da Lucca con Filippo Lotti, curatore della mostra, nostro collaboratore, personaggio del mondo dell'arte toscano, ben conosciuto dai nostri telespettatori, organizzatore di eventi ad altissimo livello, professionista e quindi abituato a mettersi al servizio, fra virgolette, degli artisti di qualsiasi tendenza. Però se dobbiamo, conoscendoti bene, se dobbiamo segnalare una tua predilezione, credo che il realismo fantastico sia quello che tu segui più volentieri, anche professionalmente. Hai collaborato con Alinari, con Ghelli, con San Micheli, con lo stesso Onesi, con Maranghi, con Talani, quindi questa corrente pittorica del realismo fantastico forse ti stimola, ti gratifica un po' di più delle altre forme di espressione artistica che tu sei chiamato a proporre ogni qualvolta curi le mostre degli artisti della nostra regione. Certo, anche perché è nata in Toscana, ha avuto dei padri illustri e le ha tuttora. Qui siamo a Lucca, la patria delle, possiamo dirlo, del più grande interprete di questo tipo di pittura, Antonio Possenti. Quindi siamo venuti in... Tommaso Paloccia ha definito il caposcuola anche, certo, anagraficamente. Certo, senza togliere nulla agli altri, anche all'amico Luca Linari. Siamo venuti in punta di piedi e tra l'altro qui, per citare un altro pittore conosciuto in queste zone, ma non solo, è venuto alla mostra Lisandro Rota, che è un altro degli artisti, insieme allo stesso Simone Scioni, che ho avuto tra l'altro in quella fortunatissima e bellissima, devo dirlo, anche se l'ho curata io, ma mi parlo addosso, ma in questo caso posso farlo perché ne è testimonianza i visitatori. Il nostro servizio. Cioè, il nostro servizio, ma non solo, tantissimi visitatori, i plausi sia dell'amministrazione e quant'altro. Parlo della mostra di La ciliegia frutto d'arte, che fu fatta ormai 5 anni fa, il tempo passa, Fabrizio, nel castello di Lari, dei Vicari di Lari. Quindi una bellissima mostra, tutti oltre 50 opere in formato 40-40, Simone Scioni faceva parte di questi 50, di questo gruppo di 50 artisti, interpretando ognuno a proprio modo la ciliegia. Ma qui siamo ricordiamo di fronte... la ciliegia è il simbolo di Lari, certo, così si capisce anche perché per fu quello, ospitata nel, certo, castello. Qui siamo di fronte a 5 anni di percorso in più, 5 anni avanti rispetto alla pittura di Simone, che è cambiata in molti aspetti, è diventato più intimista, ma allo stesso tempo anche più estroverso. Ci sono dei quadri che sono, come dire, esplicativi della sua opera, lo raccontava Simone nel viaggio del giornalista e quant'altri. Però particolari che voglio segnalare sono queste farfalle che ricorrono spesso, quasi sempre nei suoi dipinti, non solo le farfalle ma anche un piccolo uccello particolare che è il colibrì. Il colibrì, come ci ricorda in un film americano di qualche anno fa, pesa 21 grammi, i 21 grammi sono il peso dell'anima. Forse sarà una cosa che ho voluto cercare io, però l'anima è l'altra parte del cuore, la parte dell'uomo più intellettiva rispetto al cuore, che è sensazione. L'anima è razionalità per certi aspetti, quindi insieme a queste farfalle, che anche queste ripercorrono, come dicevo, spesso nei suoi quadri, rappresentano questa voglia di evadere, di scappare, di volare verso l'infinito.
ma non solo, questi cappelli a cilindro, come ricordavi tu, che laddove esce un po' di tutto, questi dei prestigiatori che dal di dentro possono far apparire qualsiasi fantasia. Oppure si intuisce noi che dentro ci potrebbero essere cose fantastiche, strabilianti. Certo, come fantastica appunto la pittura di Simone. Ma un'altra cosa particolare, parlando proprio con Simone, entrando dentro al quadro, vedendo in zoom ogni suo dipinto, si vede questa pennellata circolare. Parlando con Simone appunto mi diceva che questa voglia di dipingere in modo circolare è un modo quasi di voler abbracciare il lettore, cioè chi vede il quadro, questa voglia di accarezzare. E sento spesso, quando guardo le opere, sento che lui non aspetta a gloria, come si suol dire, l'ultima pennellata per metterlo a penderlo e invadere far invadere il suo mondo, la sua fantasia, anche il lettore. Quindi c'è questa voglia proprio di necessità, questa urgenza di raccontare, ma soprattutto di interloquire con il pubblico. Il suo modo di parlare con grazie, gli altri. Allora, io avevo capito bene che a Filippo questa mostra stava particolarmente a cuore, come stanno a cuore tutti i maestri che l'hanno resa ormai identitaria della nostra arte toscana contemporanea. E un motivo per venire a Lucca è la scoperta di questo giovane artista, Simone Cioni, che debutta nei nostri incontri con l'arte con i racconti onirici, una mostra intrigante, affascinante, suggestiva, anche emozionante e piena di messaggi, alcuni dei quali lo stesso autore ci ha anticipato nella sua intervista. Per venire a vederla occorre venire ovviamente a Lucca, nella saletta comunale della Corte dell'Angelo. Si trova nella centralissima via Roma, proprio nel cuore del centro storico di Lucca. L'occasione è imperdibile, però la mostra non è di lunghissima durata, si concluderà il 21 settembre, quindi bisogna affrettarsi per venire tutti i giorni dalle 10 alle 19. Il sabato e la domenica è prevista un'apertura serale, quindi dalle 10 ininterrottamente fino alle 23. L'ingresso è libero. Vi ricordo che venendo a visitare la mostra troverete in distribuzione anche l'elegantissima brochure curata da Filippo Lotti e tante copie del mensile La Toscana di settembre, che dedica a questa mostra ampio spazio.